che mi urlasse dietro, ma invece mi ha ascoltato fino alla fine. È un bravo uomo. Salve! Raggio ti sta aspettando nel monastero. Ah, il figlio del grande Mohan. Sabal dice che sei pronto ad apprendere ciò che ispirò tuo padre. Banashur, Dio tra gli dei, ha creato il mondo cantando. Per questo gli rendiamo grazie. Ringraziamo gli dei per il dono della vita. Per favore, prendi un cestino delle offerte. La candela ci ricorda che cresciamo solo quando siamo disposti a superare i nostri limiti. Gli dèi ci benedicono con la loro saggezza. Noi li raccogliamo sulle onde della preghiera per liberarci dai pensieri. Ci raccontano. La vita senza emozioni non è vita, ma una vita dominata dalle emozioni ne viene consumata. Aggiungi la polvere. La vita è debole e fugace, come un lieve filo di fumo. L'incenso rappresenta la mortalità. Per favore, lascia qui il cestino. Sabal parla molto bene di te. Ha chiesto che tu potessi assistere. Yalang, il grande demone, è in tutte le persone. Fa false promesse e brucia la speranza. La capra muore per tenere Yalang sopito e soddisfatto. Siamo un popolo spirituale. Tuo padre capiva, ma non solo. Ispirava gli altri con le sue azioni. Rifletti su ciò che hai visto, Ajay. Stanno distruggendo le icone!
Vedi? Ecco cosa succede quando la gente abbandona la religione. Ajay, poteva andare molto peggio. Grazie. Sabal, l'esercito ha attaccato il monastero, ma l'ho respinto. Grazie a Kira eri lì, fratello. È un luogo simbolico per il nostro popolo. Ha bisogno di stabilità. Tuo padre l'aveva capito. Gli avrebbero fatto comodo più uomini come te.